Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Camozzi e sono il direttore del Villaggio San Francesco di Caorle. Siamo aperti dal 5 di giugno di quest'anno. Il villaggio ha una capacità ricettiva di 5.500 persone e offriamo alloggio nelle più disparate possibilità. Si parte dalla piazzola, dove uno può posizionare la tenda, il camper o la roulotte, per andare avanti in soluzioni più prestigiose, che possono essere i bungalow, gli appartamenti, anche appartamenti per chi ha gli animali, le case mobili, anche quelle divise per chi ha gli animali e chi non li ha. Tra i vari servizi offerti ovviamente ci sono 4 piscine, un parco acquatico, campi da tennis, lezioni di canoa e quant'altro si possa fare in spiaggia. Il nostro è l'unico 5 stelle del litorale di Caorle come villaggio turistico, e all'interno, oltre ai servizi della ricettività, ci sono tanti altri servizi complementari, che sono vari negozi che vanno dal semplice supermercato, bazar, oggettistica regalo, il fotografo, la parrucchiera, la parafarmacia. A seguito della pandemia anche noi abbiamo dovuto adeguarci ai dispositivi governativi, quindi distanze di sicurezza, uso della mascherina all'interno, accessi contingentati all'interno delle piscine, misure ampliate delle postazioni in spiaggia, gestione della spiaggia libera anche lì per mantenere le distanze di sicurezza. Per chi vuole maggiori informazioni può consultare comunque il sito internet a www.villaggiosanfrancesco.com o seguirci nei vari canali social. Io sono Michael Brioschini, sono un Glocal Creator e siamo qua al Villaggio San Francesco di Caorle perché collaboro con il gruppo Bioliday, con proprietà appunto del gruppo Biasuzzi, e mi occupo della gestione degli eventi. La mia figura, quindi quella del Glocal Creator, nasce dall'esigenza, a maggior ragione in questa stagione che ha diciamo un sapore molto più particolare, di mettere in connessione quelle che sono le realtà locali con quello che è il territorio e con quello che è il mondo, la parte diciamo globa. Questo evento che stiamo vedendo qua appunto al Villaggio San Francesco, che è la prima edizione di Straordinariamente Before Veneto, nasce proprio da questa esigenza, da questo messaggio. La famiglia Biasuzzi si è posta come obiettivo di mettere in connessione aziende con aziende. Il territorio parla, il territorio deve essere raccontato, perché è attraverso, passa attraverso delle eccellenze che sono dall'enogastronomia, dall'artigianato, che devono essere raccontate a quello che è il pubblico, il proprio target, e far capire che quindi all'esterno di un villaggio turistico, di una realtà turistica importante come quella del Villaggio San Francesco, c'è un mondo, un territorio che deve essere appunto raccontato. Assessore Giuseppe Boatto, com'è la situazione a Caorle in questo momento? Ma è una situazione come un po' in tutte le altre città di ripartenza. Siamo convinti che la nostra città, con tutti i servizi che noi offriamo ogni anno, possa ambire a portare a Caorle moltissime persone, soprattutto anche quelle persone straniere che fino ad oggi sono mancate. Abbiamo una buona risposta del turismo dell'entroterra presso tutte le nostre strutture, soprattutto nella zona dei villaggi turistici e nella zona degli appartamenti, qualche sofferenza in più per le strutture recettive come gli hotel, però siamo convinti che dal mese di luglio, da questo inizio luglio, si vedano già dei miglioramenti e che quindi la stagione vera e propria possa dirsi che sta per iniziare. Siamo convinti che potrà proseguire anche più degli altri anni e che quindi nel mese di settembre potremo avere delle grosse soddisfazioni.